In concomitanza con l'arrivo dell'estate e il ritorno del turismo stanziale delle seconde case, i comuni di Campotosto, Montereale, Capitignano e San Pio delle Camere hanno attivato le isole ecologiche per la raccolta differenziata di ASM SPA, un nuovo sistema moderno, igienico e di gradevole impatto visivo a disposizione dei residenti e dei tanti turisti che popolano i comuni montani nella stagione estiva. Le isole ecologiche sono attivabili attraverso la tessera sanitaria e dotate di bocchette che si aprono su richiesta. Nelle isole si possono smaltire tutti i tipi di rifiuti domestici, dalla carta, la plastica, il vetro, l'umido, il secco, ma anche le batterie esauste, i medicinali scaduti e piccoli oggetti elettrici ed elettronici di risulta, i cosiddetti RAER. Ma Campotosto è un comune votato essenzialmente al turismo. Noi non è che abbiamo altre risorse, abbiamo una natura splendida, un panorama veramente invidiabile, forse unico per certi aspetti in Italia. E quindi questo è per noi un valore aggiunto, cioè è aver raggiunto un obiettivo. Noi avevamo già da tempo, diciamo, un accordo con gli altri comuni dell'Alta Terno per arrivare alla differenziata, ma c'erano grosse difficoltà. Il fatto di essere venuto in contatto con ASM ci ha risolto i problemi in brevissimo tempo. Pensate che io sono appena 6-7 mesi che sono con ASM, sono arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri comuni, rispetto a Capitignano e Montreale, però sono soddisfattissimo perché in brevissimo, come vedi, i risultati ci sono, quindi sono più che soddisfatto. La raccolta differenziata avviene così non solo in prossimità, ma anche attraverso le isole ecologiche, che vengono riconosciute anche come punti di informazione sui paesi grazie alle bellissime foto da cui sono adornate, che mostrano la bellezza paesaggistica dei luoghi in cui sono inserite. Questa è un'altra dimostrazione che la volontà sia del comune che dell'azienda è quella di cercare di migliorare sempre di più il servizio. Quindi questi sono tutti piccoli tasselli, piccoli passetti verso una raccolta che deve raggiungere un livello ottimale. Per Montereale vuol dire tanto, ma non solo le ecoisole, che sono una parte del progetto che avevamo, quello di iniziare la raccolta differenziata. Eravamo indietro da tanti anni, era un obiettivo che ci eravamo posti, poi con il sisma è slittato e finalmente poi circa un anno fa, con l'accordo che abbiamo fatto con ASM, abbiamo colto anche questo traguardo. Le isole si aggiungono a un progetto già in essere di raccolta differenziata e sicuramente sono un valore aggiunto soprattutto per il periodo estivo, per i nostri villeggianti che tornano, che possono conferire in maniera puntuale. Senza problemi.